a quello che diceva prima l'architetto Moffa, ossia come vedono i bambini la città, noi questa sera abbiamo l'opportunità di capire o di vedere come invece la città la vedono i giovani. Per questo motivo voglio presentare il video di due ragazzi. Vi racconto un aneddoto che è molto, molto semplice. Tramite Facebook fu postato questo video da parte di due ragazzi che io non conoscevo e che ho visto. Il video è particolarmente interessante, a me è piaciuto molto perché c'è un raffronto tra quella che è la Casoria attuale con la Casoria di un tempo, con degli aspetti sicuramente di criticità e di critica nei confronti della città, ma con un sottile e direi importante elemento di speranza. Ed è questa la motivazione che mi ha portato ad invitare questa sera qui, vorrei che venisse al tavolo, Federica Fiorentino, accompagnata da Paolo Esposito. Se venite entrambi qui. Quindi Federica, prima di vedere il video, vediamo prima. Ok, Francesco, vediamo. Storia, misurata in storia, complimenti.
Per il pavento, sono piacere per te. Prego, Federico. Accendi un attimo. Buonasera. Allora, questo video è stato fatto per un esame all'università. Io frequento il corso di laurea in scienze dell'architettura, la Federico II. E l'esame era di percezione e comunicazione visiva, quindi bisognava scegliere un tema e intorno a questo tema fare un elaborato che poteva essere cartaceo, digitale, un oggetto, qualsiasi cosa che lanciasse un messaggio. E la mia intenzione quindi è stata da subito quella di scegliere come tema la mia città, e quindi era quasi scontato che mi sarebbe uscito pure un elaborato di denuncia, insomma, per le condizioni della nostra città. E la prima intenzione era stata quella già iniziale, che poi non ho portato a termine, era quella di denunciare le condizioni del manto stradale, o semplicemente documentandolo con una serie di fotografie o video a camera ferma, oppure trasformandolo in una performance di street art, prendendo spunto da un artista tedesco di nome Jan Bormann, che in molte città europee, non solo, ha operato una sorta di restauro creativo, riempiendo le crepe delle facciate con dei Lego. Questo giusto per fare un esempio. Quindi l'idea era quella di trasformare quella che è una caratteristica negativa della nostra città in un'opera d'arte. Poi però ho scoperto questo sito internet che si chiama Casale Ieri Oggi, su cui ho trovato una sezione dedicata alle immagini di repertorio della nostra città e da cui ho attinto per questo video. Come ha detto prima l'assessore, quindi la intesa era sì di denuncia per quanto riguarda lo stato di degrado del nostro centro storico e non solo, però è anche e soprattutto lanciare un messaggio di speranza perché il buono c'è e si deve valorizzare e recuperare. Io ho visto una foto che non ho inserito nel video dell'ex piazza Municipio dove c'era la torre dell'orologio che ora non c'è più. E allora buttata a terra. Nessuno sa perché quell'orologio, dove perché non trovi nemmeno qualcuno che ti sa spiegare perché buttare a terra quel magnifico straordinario municipio che io e l'assessore Danna conosciamo da perché abbiamo passato gli anni. Non sanno nemmeno spiegare perché trovi qualcuno, siamo tutti quanti con te. Assessore Danna è... se lo ricorda quel vecchio meraviglioso municipio. Infatti dicevo, non ero per niente a conoscenza, è stata una sorpresa per me. Come pure è stata una sorpresa vedere tante altre immagini di una Casoria per me completamente inedita. Quindi il buono c'è, si deve recuperare e si deve valorizzare. Il centro storico va valorizzato, come ha detto prima l'architetto anche nella semplicità delle abitazioni che sono molto caratteristiche. Infatti io, avendo fatto tirocinio presso il comune, ho avuto modo di vedere la catalogazione degli edifici del centro storico, ho fatto scheda per scheda per ogni edificio, quindi ho visto attraverso delle foto interni, che non avevo mai visto, questi porticati veramente meravigliosi delle case, che anche quelli sconosciuti. È meravigliato l'architetto dei porticati. Ci stanno sul sito. Sanno cose belle si devono salvaguardare. Non e hai poi... visto il Palazzo Carmignano che non c'è più, il Giardino dei Rocco di Torre Padula che non lo fanno vedere, cioè, e tante altre cose bellissime, che quando le dico mi chiama assessore alla preistoria, l'amico assessore alla comunicazione. Ti fa piacere che tu hai scoperto un po' di preistoria, siete la nostra speranza, se non vi trasformo in strada facendo, che i miei sono stati trasformati, quella della verità. Ma io fa danno ai cognomi, da fermare. Quindi non solo attraverso il recupero di ciò che c'era, ma anche ovviamente attraverso opere nuove. In particolare nel video mi sono soffermata sulla cisterna della Rodia Doce come simbolo del cambiamento. Brava. Perché secondo me sarebbe un segnale molto importante partire proprio dalle ex aree industriali dismesse, perché le industrie è vero che ci hanno portato tanto, ci hanno portato lavoro, ma ci hanno lasciato solo le conseguenze negative. Ormai lavoro e ricchezza sono un ricordo. Tutto quello che ci è rimasto invece è solo il male. E quindi sarebbe un segnale importante anche per i cittadini partire proprio da queste aree e riqualificarle anche per dare spazio a noi giovani che spazio in questa città non ne abbiamo. E fortunatamente ho visto anche al comune una persona nato
un bel po' di progetti, anche finanziati dalla Comunità Europea. Quindi speriamo sempre in meglio per la nostra città.